anche Pietro di qua, prego, maestro Montesanti. Allora, quello che vorrei sottolineare è la dimensione della famiglia del libro di Price. Come vedete, a questo tavolo c'è gente da 28-29 anni, siamo, se lavoriamo su questa cosa, e lo stesso vale anche per il resto del mondo. Il gruppo iniziale, quello che ha creato Peter Price 28-29 anni fa, è ancora con noi. A meno che qualcuno, per motivi di volontà divina, non è più con noi, come è il caso di Salvo o di qualcun altro, ma sono con noi comunque nello spirito e nel cuore. Per cui è una famiglia molto larga. Pietro si ricorda benissimo anche lui all'inizio, lui con tutta la sua famiglia, cioè, sono sempre stati vicini dal primo momento. Iana ancora prima che io conoscessi Salvo di figlio, lui ancora da bambino con la mamma, cioè è una cosa proprio che va avanti da tantissimo tempo. Questa dimensione di famiglia la troviamo, se andiamo in Giappone è la stessa cosa, lo stesso con la Sukarna, con tutti i volontari che abbiamo intorno in Giappone, con noi da decenni, in America è la stessa cosa. La struttura del concorso funziona in questa maniera, quindi noi facciamo venire musicisti qui a Ragusa per la selezione. I vincitori della selezione poi hanno due debutti importanti, uno a Tokyo e uno a New York. Quello di Tokyo, prima di fare il debutto a Tokyo, facciamo fare un'esperienza in tutta l'Asia, dall'Asia vicino a noi come la Georgia, Tbilisi, che è un ponte tra la Medio Asia e l'Europa, e la cucina di Tbilisi, anzi molto, molto mediterranea direi, molto interessante, quasi siciliana. E da lì andiamo poi fino al Vietnam, la Cambogia, l'Indonesia, questi collegamenti anche sempre grazie alla Sukarno, che era First Lady d'Indonesia negli anni 60, e il Myanmar, c'è tutta una sequenza di paesi asiatici che fanno capire poi la differenza di Tokyo, che cos'è Tokyo rispetto all'Asia, quanto è differenziata l'Asia. Per cui ragazzi, prima di sono a Tokyo, quando sperimentano tutta l'Asia, arrivano a Tokyo con un'esperienza umana, culturale e musicale che è impagabile, veramente un'esperienza fortissima. Quindi questo per l'Asia. L'America facciamo la stessa cosa in dimensione americana. Si va a suonare a New York, ma prima di suonare a New York si sperimenta l'America, quello che chiamo la pancia dell'America, dove si vede veramente l'America culturale e sociale. New York non è, si potrebbe quasi dire, non è l'America, così come Tokyo non è l'Asia. Per cui i debutti vengono fatti in questi posti che poi lanciano culturalmente per il resto del mondo e vengono riconosciuti a livello internazionale. Ma questi posti, che sono un'espressione altissima dei loro contesti culturali, possono essere compresi solo se si conosce tutto il resto dove ci sarebbe. Lo stesso vale per l'Italia, se uno vuole conoscere l'Italia, conoscere Milano, vuole conoscere Roma, la conosci meglio se hai conosciuto la Sicilia. Io dico sempre questo, l'ha detto gente molto più importante di me, l'ha detto nel passato, ma è una cosa vera. Conoscendo la Sicilia si conosce il resto della cultura italiana. Quest'anno su questo tema abbiamo fatto il collegamento con Leonardo da Vinci, noi abbiamo messo Leonardo da Vinci come nostro logo dal primo giorno in cui abbiamo fatto il concorso. Il Leonardo da Vinci perché è fortemente siciliano? Perché Libra Prize, Libra Foundation ha scelto Leonardo da Vinci dall'inizio? Perché Leonardo da Vinci era un musicista e nessuno ne parla come musicista, ma era notissimo come musicista, ha guadagnato più come musicista che come pittore. Come pittore i quadri importanti come il Cenacolo è stato pagato con una vigna, per esempio, no? 300 bracci, 150 bracci di vigna. Ma come musica invece veniva pagato veramente ed era voluto in tutte le nostre corti europee e del Nord Italia specificamente per il suo talento, per essere una persona di società, di cultura, di divertimento, di invenzione, di genialità sociale. Quando guardiamo il nostro Leonardo da Vinci troviamo musica, qua dentro voi troverete tutti i numeri fondamentali della musica, quindi dal nostro Pitagora, e Pitagora ricordiamoci era qui a Crotone, in Calabria, Archimede, tutto questo cerchio, questo quadrato, entra nella sfera e nei cilindri di Archimede, per cui Leonardo era pazzo per Archimede, tramite Federico II, poi uno dei testi importanti di Archimede da Costantinopoli era arrivato a Palermo, l'aveva comprato, lui poi l'ha mandato dal Papa a Roma. C'è tutto un collegamento tra la Sicilia e Leonardo, tra la musica e Leonardo, e quindi l'altissima cultura toscana e poi fiorentina, che è di natura siciliana, nasce da noi. Quindi questo diciamo in questo contesto. Parlando della famiglia, quindi Salvo Di Fini,
io ho avuto un rapporto così personale con lui, così forte, che mi è difficilissimo parlare di lui senza lasciamo parlare a questo carissimo Cesare, perché Cesare era piccolissimo quando abbiamo cominciato, ma la sorella non è ancora nata, per cui è una cosa l'inizio del concorso non può non essere collegato con Salvo, che ha aperto le porte del comune. Loro due, lei e Chiara Giovanni, ha parlato con lui direttamente. L'alternativa sarebbe stato Milano, Rama all'epoca tra Perugia e Milano. Erano anni difficilissimi, in cui Ibla era totalmente, veramente morta. Cioè Ibla, l'unica cosa buona che si poteva andare con in macchina dentro la piazza San Giorgio e piazza Pola, e la gente parcheggiava davanti al palcoscenico, perché suonavano. Questa si suonava in mezzo alle macchine, in mezzo alle macchine. Tanti gatti. Ma Ibla era bella pure allora. Ma da Ibla, abbiamo fatto Ibla grazie a loro, altrimenti saremmo stati in una città. Grazie, maestro Mozzano. Allora, proseguiamo.